Ciao Runner Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico Draw My Childhood, detto sempre molto all'italiana, la serie di video in cui vi racconto aneddoti divertenti o anche imbarazzanti sulla mia infanzia. Questa volta ho deciso di raccontarvi una cosa che mi ha ferito nel profondo, una sorta di trappola di arcano marchingegno che più o meno tutti quanti nell'età adolescenziale abbiamo sperimentato, e no, non sto parlando dei brufoli, bensì del famigerato apparecchio. Ora, per spiegarvi bene la situazione devo fare una piccola premessa. Io ho tanti cugini e ho uno zio dentista che pian piano è riuscito ad acclappiare ognuno di loro e portarlo nel lato oscuro. Io ammetto che man mano che la situazione si evolveva facevo sempre di più la gnorri, ecco, io ero un po' più piccola, un po' più adolescente, un po' più maschio, esatto, più o meno così, e facevo finta di niente fin quando non è arrivato anche il mio turno. Io per un certo periodo ho tentato di controbattere dicendo ma no, ma io non ne ho bisogno, guarda che bei denti che ho, pur sapendo anch'io che non era vero, ma nonostante fossi molto riluttante, alla fine anche mio padre si è intromesso nella conversazione con la solita morale da padre, tipo: e se poi te ne penti, e se un giorno diventi grande con i denti brutti e soffri? E quindi la piccola ma lungimirante Fraffrog decise di sottoporsi, suo malgrado, a questa tortura che non sapeva si sarebbe protratta per molto molto tempo. E vi dirò, mi ricordo benissimo la sensazione di avere l'apparecchio per la prima volta, il fatto che non riuscissi a chiudere bene la bocca, che la sentissi tutta quanta gonfia, e mi ricordo tristemente il momento orribile in cui provai a dare un bacio al mio fidanzatino, ma facciamo che di questa cosa non ne parleremo. La verità è che io non avevo ancora capito quale fosse il vero malus di avere un apparecchio, che al di là della questione estetica, che pian piano diventa sempre meno importante, la cosa principale, che è una pura questione fisica, è che quando due denti devono spostarsi per avvicinarsi o allontanarsi, coinvolgono nel processo una cosa chiamata dolore. Tra l'altro io ero anche particolarmente fortunata, dato che i miei denti non dovevano soltanto spostarsi in orizzontale ma anche in verticale, con degli elastici che li collegavano tra sopra e sotto e vabbè. Ricordo perfettamente le notti in bianco passate a tentare di far passare aria fresca tra i denti perché non riuscivo a dormire, o il semplice fatto che tutte le placchette di metallo applicate sui miei denti fossero in grado di graffiarmi le gengive, le labbra, la lingua. Ovviamente è inutile dire che tutti i cibi che richiedessero un morso per essere mangiati per me erano diventati completamente irraggiungibili. Difatti l'unica cosa che riuscivo veramente ad apprezzare erano le scatolette di tonno super morbide, quelle che puoi tagliarle con un grissino. Durante tutto il periodo in cui ho tenuto l'apparecchio ho completamente dimenticato quale fosse il sapore delle mele, ed ogni giorno dovevo stare molto attenta a masticare soltanto con i denti che non mi facevano male quel giorno. L'appuntamento con mio zio dentista era ogni giovedì e si era creata quella specie di relazione odio-amore, perché io ti odio, però sei anche mio parente, quindi io non posso proprio odiarti perché altrimenti mi sento un po' una cacca, però io in fondo ti odio. E ovviamente da bravo parente cercava di illudermi sul fatto che io potessi continuare a tenere l'apparecchio solo per un anno, e anche l'anno dopo solo per un anno, e anche l'anno dopo solo per un anno, fino a un totale di 3 anni. 3 anni in cui ho passato più o meno tutte le fasi dell'adolescenza, dalla piccoletta maschiaccio alla tizia con gli occhiali e l'apparecchio, alla tizia con gli occhiali e l'apparecchio che non si capisce se è una tizia o un tizio, e finalmente, proprio alla vigilia del mio 18° compleanno, sono stata liberata dall'incantesimo. O almeno credevo, perché poi ho scoperto che in realtà dovevo mettere l'apparecchio di notte. Ad ogni modo, grazie ragazzi per aver visto questo video, io spero che non vi abbia fatto soffrire troppo sentirmi parlare di sofferenza, e soprattutto spero che voi non stiate soffrendo troppo nel caso stiate indossando in questo momento il vostro fantastico apparecchio. Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete messo anche voi l'apparecchio, se non l'avete mai messo, e quali sono le vostre esperienze in merito. Ovviamente se non l'avete mai messo datemi il permesso di odiarvi, perché ve lo meritate tutto quanto. E niente, io vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!